Questo tramonto è fantastico, ma sarà meglio andare a dormire prima che sia troppo tardi. Sta già arrivando. Ciao, piccolino. Sta già arrivando la sera. No, piccolino! E poi. Salve a tutti, ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Lamber e oggi siamo tornati qui nel nostro bellissimo mondo. E con la casa. Con già un primo piano quasi completato. Poi, come potete notare, qui adesso è pure pieno di alberi. Una volta tagliati, li ho sempre ripiantati tutti. Quello lì è proprio chonky, però. E come vedete, ho fatto un'area con la crafting table, fornaci, Uno smoker! e dall'altro lato una piccola area di ceste. Poi, per di qua, c'è un tizio in casa mia. Che cos'è? Chi sei? Vedi che sono pronto con la spada in mano. Non mi aspettavo un benvenuto così aggressivo. Cosa ti aspettavi? Sei entrato dentro casa mia, non ti sei nemmeno presentato. Stai pur tranquillo, non sono qui per fare alcun male. Ti devo spiegare un po' di cose. Va bene, parla allora. Non aspettare di più. Suppongo che tu ti sia chiesto perché ti sei ritrovato in questo mondo. Ebbè, io potrei avere delle risposte per te, ragazzo. Ragazzo, innanzitutto, da quel che mi hanno detto, potrei addirittura essere vecchio di 300 anni. Quindi, di sicuro, molto più vecchio di te. E se hai delle risposte per tutto questo, allora sono pronto ad ascoltarti. Bene, ti inizierò a spiegare un paio di cose. Tu sei stato rianimato dal mio padrone. E perché mai avrebbe dovuto farmi tornare in vita, eh? Questa cosa mi sembra un po' strana. Il mio padrone è una persona misteriosa. Non saprei quali siano le sue motivazioni, e le tiene segrete anche a noi che siamo suoi sudditi. Il tuo padrone sembra un tipo importante. Dimmi di più. Beh, almeno togli la spada e chiacchieriamo un po', sarà una lunga storia. Va bene, ti asseconderò per questo momento. Tieni sto panino e parlami di tutto. Iniziamo a parlare di come il mio padrone è un potente mago. Vive in una gigantesca villa, molto distante da qui. Come ho già detto, non conosco le sue motivazioni, ma ha deciso che tu eri degno di essere riportato in vita per sconfiggere il male che risiede in questo mondo. Lo stesso male che ha ucciso la tua famiglia. Ah, adesso sì che parliamo la mia lingua. Continua pure a parlare, voglio sapere tutto di questa vicenda. Il male che dovrai affrontare sarà un male potente. Difatti, sei stato riportato in vita e se hai notato bene, hai delle abilità speciali. Riesci ad uccidere mostri con una facilità incredibile. Hai un'agilità senza pari. Inoltre riesci ad analizzare qualsiasi oggetto incontri in contatto. Puoi controllare la vita dei tuoi nemici e riuscire sempre a sapere dove sei, come se avessi sempre una mappa incorporata. Riesci a curarti semplicemente mangiando. Devo dire, il mio padrone è stato proprio clemente con te. Ma scusami, allora, se il tuo padrone è così tanto potente, allora perché ha deciso di riportare in vita me, invece che badare a questo male assoluto per conto suo? Non è così semplice. Ci ha provato e ha fallito. Per qualche motivo però sembra che lui abbia fiducia in te e che tu possa risolvere questa questione. Però per farlo dovrei fare tante avventure, dovrei sconfiggere nemici epocali. In fondo abbiamo un nemico comune, dovrei distruggere le sue difese, acquisire una forza ancora più grande di quella che è in questo momento e riuscire a sconfiggerlo. Senti, adesso si sta anche facendo notte, quindi se vuoi puoi rimanere qui nello scheletro di casa mia, quindi rifletterò su cosa mi hai appena detto, ok? Ci dormirò su. È già tornata notte. È tornato il giorno, lui è ancora lì, statuario. Beh, ha detto che è arrivato qui da una terra lontana, quindi probabilmente ha una forza incredibile. Ha detto che io posso analizzare qualsiasi cosa che io vada a toccare. Ed effettivamente è così. Dovrei riuscire ad avere una mappa e posso analizzare la vita di qualsiasi creatura vivente. Una situazione complicata, meglio seguire il consiglio della strega e fare un video. Quindi, la situazione si fa bella che complicata. Non so perché questo mago abbia deciso me come suo esperimento per portare la fine del male in questo mondo. Effettivamente ho visto che ci sono decisamente creature molto strane. Innanzitutto, come possiamo vedere, la mia casa è diventata molto bella, molto bella. Ancora devo fare finestre, tutto un tetto, però ce la faremo. E intanto ho anche scavato un bel po'. Mi sono preparato questo bel piccone di cromite, con cui ho pure effettivamente scavato. Adesso andiamo a prendere i minerali che mi ero lasciato da parte. Quindi vediamo che cosa sono questi. Ok, spuntano da ogni parete. Vediamo cosa sono questi minerali che ci sono qui in caverna. Dello zaffiro. Posso analizzare. Vedete come ha detto lui? Posso vedere che posso farci degli stivali, attrezzi. Inoltre adesso c'è pure quest'altro materiale. Un'altra gemma. Simile allo zaffiro. Guardate, non smetto di scavare che ne spuntano altri. Questi qua erano del citrino. Poi vediamo questi altri due minerali. Uno è il mithril.
ok, e l'altro violaceo del demonite. Ah, è un nome che incute timore, lo prenderò sicuramente. Tra l'altro quel bravo uomo ha detto che effettivamente ho una forza sovrumana. Beh, sì, riesco a sconfiggere mostri, ma che cosa intendeva per agilità? Sono sempre stato abbastanza agile, anche ai miei tempi d'oro. Posso fare un backflip. Appunto, credo che questo mago sappia più cose di me che di quello che dovrebbe. Comunque, prendiamo anche quest'altro materiale. Una pepita di gobber. Ci posso creare un glob di gobber che mi servirà per creare degli ingotti di gobber con del diamante. Allora un minerale che servirà per creare oggetti veramente avanzati. Ecco qui altro zaffiro. Ho scavato fino ad arrivare alla deep slate del buonissimo oro. È risaputo che l'oro è un materiale magico quasi. Poi c'è questo qui che è del silvestro crudo. Argento crudo. Avevamo già trovato un tipo di argento, ma questo qui sembra essere differente. Con questo qui ci possiamo costruire gli scudi. Ce lo faremo. Ce ne faremo assolutamente uno. Ecco qui altro argento. E poi c'era questa struttura qui. Non so cosa sia, quindi volevo vederla con voi. Vediamo. Sembra essere una miniera. Ok, poi me la esploro. Prima prendiamo tutti i materiali, li smeltiamo, ci craftiamo alcune cosette e andiamo ad esplorare, perché sì, oggi esploreremo. Oddio, fuori notte, devo fare una corsa a casa. Qui mi assaltino. E allora adesso iniziamo a lavorare per bene. Iniziamo a mettere all'interno della nostra fornace l'argento, così da poterci iniziare a creare gli scudi prima o poi. Anche se credo che metterò a cuocere la demonite. Mi piacerebbe farmi un'intera armatura di quella. Poi sono anche andato un pochettino a caccia e sono riuscito a recuperare questa qui della pelle, con cui posso creare delle stringhe di pelle. Questo qui saranno buono per poterci permettere di creare questi bastoni migliori. Con questi bastoni innanzitutto posso crearmi questa qui, una spada corta, ma la possiamo migliorare utilizzando altro ferro per creare questa qui, la Zweihander di ferro. Mi ero anche creato una spada di giada, ma alla fine ho finito per non utilizzarla, ed ecco qui questa spadona che mi permetterà di riuscire a colpire nemici da una lunga distanza. Quindi prendiamo questo argento. Ma mi sono dimenticato una cosa molto brutta riguardo a fare gli scudi. Serve dell'acciaio. Quindi ancora non possiamo crearci uno scudo. E l'acciaio si ottiene dando fuoco al ferro. Ma adesso lo dobbiamo cuocere ancora. Intanto qui la demonite ha finito di cuocersi, quindi inizierei a farmi dei pezzi di armatura. Pantaloni, scarpe. E guardate come sono alla moda, violaceo. Anche il corpetto. E secondo me per ora mi posso fermare così come armatura, dato che il mio elmetto arrugginito ormai ci sono alquanto affezionato. Mi piace abbastanza. E così guardate, siamo belli che protetti. Quindi andiamo a raccogliere pure questo ferro, che è bruciatello, dato che dovremmo ricuocerlo. Ma bisognerà cuocerlo in un altro tipo di fornace, la Blast Furnace. Quindi la mettiamo qui. Ecco qui che cuociamo ancora questo ferro e otteniamo il nostro acciaio. Con questo qui ci possiamo fare vari tipi di scudo a seconda di come piazziamo il tutto. Allora, credo che mi farò questo tipo di scudo qui ellittico. E credo che a sto punto, invece di utilizzare l'argento, utilizzerò direttamente l'acciaio, dato che posso utilizzare questo ed è molto più forte. Eccolo qua. E quindi con questo scudo, armatura e mega spadona sono pronto ad andare ad affrontare i pericoli di questo mondo. Dato che sono qui e i miei attrezzi stanno per collassare, creo anche degli utensili di demonite. Oh no. No, no, no. Riconosco questo. Sta arrivando la luna di sangue. Ok, ok, ok. Meglio andare in un luogo meno ecco, iniziamo male con degli zombie che... Non fatevi domande. Meglio correre via. Andare qui sotto, potremmo essere più al sicuro. Ma voglio comunque esplorare. Allora, qui vicino, oltre alla miniera, c'era anche questa caverna. Quindi dai, iniziamo esplorando questa, perché mi sembrava alquanto interessante. Per di qua avevo notato una cosa alquanto particolare. Quest'altra struttura. Io entro, sembra essere una tomba, e con la luna di sangue non è proprio la situazione migliore. Allora, la luna di sangue praticamente rendeva i non morti più potenti e soprattutto ne faceva arrivare di più. Col passare del tempo, questo evento lunare è sparito. Ne parlavano testi antichi e invece adesso sembra che con il ritorno del male sia anche tornato questo evento. E intanto, questa qui sembra essere una tomba. So che non è proprio la cosa migliore aprirla,
C'erano anche dei creatori di mostri. Andiamoli subito a distruggere. Ci danno delle sfere di spirito, mi torneranno utile. E qui dentro, ok, c'era qualche materiale buono, una sella. Appena passerà questa notte, andremo a fare qua un'altra chiacchierata col nostro amico di sopra. Innanzitutto ho anche recuperato un cuore. Oddio, qua ci sono andato vicino alla morte. Via, 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 via da qui, via da qui. Allora, avrei anche delle bende che mi vado a fare subito adesso. Adesso facciamo anche delle imboscate a chi sta per arrivare. Oppure gli sparo direttamente io. Eccolo lì. Comunque la Zweihander è buona, ma non è che dura molto, quindi dobbiamo stare attenti. Ok, ok, posso distruggere questo luogo. E questo qui dovrebbe essere un'area già più sicura. Ah, qua vado pure a finire in una caverna. L'area potrebbe essere alquanto pericolosa, quindi sono forte, ma forse sarà meglio ritirarsi e provare a vedere anzi le miniere. Quest'area sembra addirittura essere troppo grande, mi sembrava una semplice tomba. In realtà è molto più grande di quel che mi aspettassi. Miniera, che tra l'altro è ai livelli della Deep Slate, quindi magari ci saranno anche materiali alquanto buoni. O almeno è quello che spero. Chissà quanto è vecchia questa miniera. Oh, troppa roba qui dentro. Butta le cose inutili. Dei diamanti, una mela d'oro e della dinamite. Dinamite? Come? Oh, sembra che la luna di sangue sia finita. Potremmo tornare effettivamente in superficie o esplorare meglio alcune zone senza che ci facciano malissimo dei mostri. Vediamo, qui sotto ci viveva qualcuno. Non era una semplice miniera. Ah, ok. Fantastico. È ricca, è veramente un botto ricca questa caverna. E c'è anche un artefatto. Fantastico. Lo posso analizzare, mi dice che lo posso mettere nella zona della mia cintura. Aumenta la mia vita massima. Oh, salve amico mio. Allora, tu sei molto utile perché mi puoi smerciare tutto il ferro, tutto l'oro. Grazie, grazie, grazie. Non so come ci guadagni tu, piccoletto, ma finché sei così gentile da farmi questi smerci, mi va bene. Delle funi. Potrei farci delle frecce con fune. Non so che cosa potrebbero servire. Magari per creare delle scale. Oddio! No! Attento! Amico mio, questo qui è un mimic. Una cesta. Un mostro che fa finta di essere una cesta. E mi ha dato delle pinne? Perché conteneva delle pinne? Comunque, se le metto ai piedi dovrebbe farmi nuotare meglio in acqua. Se non mi dà fastidio, anche camminando normalmente me le tengo. Guardate qui, sono proprio fresco. Sì, sì, queste miniere sono poveri, che dammi questo. E altro diamante è una pergamena. Oh! Oddio, mi sono parato in tempo. Allora, questi cuori, da quel che ho visto, anch'essi aumentano la mia vita massima. Poi vediamo che cosa stavo vedendo. Allora, oltre a delle ossa, qui c'era una pergamena. Oddio, questa qui è una bomba, la lancio. Ok, una pergamena. Posso leggerla e apprendere della conoscenza. Qua c'è potere magico. Ha aumentato la mia conoscenza della morte. Sembra che io possa potenziare le mie conoscenze di quel che sono. Forse perché sono un non morto. Oddio, c'è un'abilità che mi permette di trovare meglio oggetti speciali. Credo che studierò questa e anche un po' questa abilità qui che mi rende più stealth. Ok, ok, adesso non mi vedranno più i mostri. Magari i creeper smetteranno di farsi esplodere. Ma quello forse è chiedere un po' troppo. Altra dinamite, altri diamanti. Questa caverna era proprio fortunata. Io prendo tutto, Ci sono anche ali di pipistrello. Questa qui è una bella caverna. La lancio a quegli zombie queste bombe. Tenetevi le bombe. Allora, dato che siamo qui, vediamo se c'è qualche materiale nuovo. Per esempio questo materiale violaceo, che sembra molto simile al demonite, ma magari è differente. Magari è più pregiato. Talmente pregiato che l'ho rotto. Ok, ok, un attimo. Piccone di demonite, sei stato un grande, ma con i diamanti che ho trovato posso farmi un bellissimo piccone di diamante. E tu... mi dispiace, eh. Oh, addirittura questo, quindi non è che era... non erano pietre che mi davano esperienza, era dell'uranio, che è forte quanto il diamante. Ci posso creare armature. Anche se le armature non sono poi tanto più forti di quelle del ferro. Però una spada di uranio fa 10 di danno. Potrebbe sostituire la nostra Zweihander. Però il materiale più importante che credo che dobbiamo trovare per ora sono questi qui. Gli gobber. Si possono unire al diamante, oro e altri materiali per creare un materiale ancora più potente. Perché? Oddio, oh no. Se sono nella Deep Slate non li riesco a prendere col piccone in diamante? Allora mi prendo altro uranio. Allora, sono molto curioso di una cosa. Dato che l'uranio si raccoglie col diamante, potrebbe essere talmente tanto pregiato da riuscire a rompere alcuni materiali della Deep Slate. Quindi io lo cuocio
sperando che non far esplodere tutta sta caverna. Già che ho la dinamiti nell'inventario, se qui esplode qualcosa io esplodo con tutto il resto e muoio completamente. Eccolo qui, e con dei bastoni di ferro che avevo prontamente craftato, ecco qui il nostro piccone di uranio. Non è resistente quanto quello di diamante, però vediamo se può scavare questi minerali qui. Ebbene sì, ebbene sì. Sarà meno resistente, ma può scavare minerali che il diamante non può scavare. Vabbè, piccone diamante, mi dispiace, ormai sei diventato inutile. Anche a te adesso ti butto nella lava. No, no, ovviamente no. Ci tornerà comunque utile questo piccone di diamante. In fondo qui è pieno di questi minerali qui, quindi sarà meglio prenderli. Allora, voi mi state un pochettino tanto sulle palle, quindi sapete che vi dico, Io vi faccio esplodere, voi mi lanciate la vostra carne, io vi lancio la dinamite. Ok, si stanno pure attaccando fra di loro, sono un po' stupidi ragazzi. Questo qui invece che cos'è? Che effettivamente prima avevo provato a raccoglierlo ma ho fallito miseramente. Della tanzanite. Possiamo farci una spada che fa 11 di danno. 11, mio Dio. E armature potentissime, credo a livello quasi del diamante. In fondo posso pur sempre controllare, non quanto il diamante, ma molto forti comunque. Altro materiale violaceo. Non è tanzanite, è un diamante nero. Questa caverna mi sta facendo venire degli infarti con i materiali che mi sta dando. Ok, fantastico. Adesso però è il momento veramente di tornare in superficie. Stavo cercando di tornare a casa quando lì c'è il gabinetto pieno di ragni velenosi. Perché l'ho aperto? Che schifo! Andate via! Era una zona segreta qui sotto. Fatemi controllare. Oddio. Fantastico. Distrutto. Non ce ne sono più. Guarda cosa nascondevano. Un occhio perduto. Ok, questa roba qui sembra essere interessante. Tra l'altro abbiamo ben 4 mele d'oro, sta roba qui è fantastica. E poi questi stivali che mi permettono di correre sull'acqua. Ok, da prendere. E va bene, eccomi qui. E anche quasi è arrivato il giorno. Adesso, innanzitutto tu che cosa ci fai a casa mia? Esci subito, cioè muori subito. Posso tutti i vari minerali che ho trovato qui dentro. E voglio fare una chiacchierata con il mio amico che è rimasto ancora a casa mia non se ne vuole proprio andare. Allora, dobbiamo parlare un attimino. Allora, senti, ci ho riflettuto su. Se vuoi, io sono pronto ad andare in un'avventura per riuscire a fermare i mali di questo mondo. Almeno è quello che dici tu, no? Più che altro volevo sapere se conoscevi questo oggetto qui. Quest'occhio, è strano. Ho capito perché il mio padrone ha scelto te. Ti sei ritrovato in questo mondo, ti sei riuscito a creare un'armatura, delle armi, e hai addirittura già trovato uno degli occhi. Cosa intendi? Iniziamo parlando del male assoluto. Per quello prima o poi dovrei parlare col mio padrone, non mi ha detto molto. Quando lo incontrerai ti spiegherà tutto, ma mi ha detto di dirti una cosa quando ti saresti convinto ad andare all'avventura per salvare questo mondo. Innanzitutto questo qui non è l'unico mondo a esistere. In questo mondo ci sono varie dimensioni, e queste dimensioni contengono capi di armate del nostro nemico comune. E quindi praticamente voi volete che io li affronti per voi, giusto? Esattamente. Ce ne sono qui, alcuni sulla nostra terra, ma molti sono nelle altre dimensioni. Una di queste dimensioni è chiamato End. E per raggiungerlo ti serviranno 12 occhi. Hai trovato uno di 12. Andando ad esplorare in giro ne riuscirai a trovare molti altri. Quindi mi devi semplicemente confermare una cosa. Inizierai la tua esplorazione? Credo di non avere scelta. Se per il tuo padrone io sono l'unica speranza, mi sa che mi toccherà farlo. L'avrei fatto comunque, ma adesso c'ho anche un aiuto in più che mi potrà spiegare come fare. Fantastico. Allora qui il mio lavoro è finito. Rimarrò qui un altro po', però molto presto non mi troverai più. Va bene, però una sola domanda. Come faccio a trovare il tuo padrone? Grazie alla tua abilità puoi creare delle bussole che ti possono aiutare a trovare vari oggetti che tu stai cercando. O meglio dire, vari luoghi. Dovrei utilizzare questa bussola per trovare la casa del mio padrone. Fidati, quando arriverà il momento, ci riuscirai. E credo che questo sia tutto. Va bene, allora. Fantastico. Mi sono ritrovato in questo mondo, pieno di mostri. E adesso devo pure combattere dei capi, dei signori del male. Beh, sembra che qui la situazione continui a migliorare. E allora, vediamo di metterci questi nostri stivaletti. Whoop! Mi faranno camminare sulle acque. Esatto, mi rendono abbastanza veloce per correrci sopra. Posso correre sui liquidi e saltarci pure. Adesso però voglio fare una cosetta. Innanzitutto creare questa qui, armatura di tanzanite, più forte di quella di demonite, sempre viola tra l'altro. Ma adesso voglio anche andare un attimo al villaggio. E controllando qui intorno avevo visto uno dei loro idoli. Proprio te. Io nelle profondità della terra ho trovato proprio questi qua.
le sfere. Sembra che io le possa offrire a lui per darmi dei contenitori di cuori. Fantastico! Adesso ho molta più vita e potrò affrontare molti più nemici. Ma che diavolo? Letteralmente, ma che diavolo? Un diavolo della Tasmania. Ma perché va a fuoco? Non c'è nulla da fare, questo mondo continua a stranirmi. Va bene. Fatto questo, il tizio se n'è andato. Quindi non mi resta far altro che continuare a potenziarmi, continuare ad esplorare, continuare a sconfiggere nemici. Credo che la mia prossima missione sarà trovare questi occhi. Ha detto che ne devo trovare ben 12. Dovrò esplorare tante aree, ma prima o poi riuscirò ad arrivarne a capo di questa questione. E quindi, ragazzi, secondo me posso iniziare a riposarmi da adesso. Mi sono potenziato veramente tanto. E diciamo, la prossima volta non rimarremo qui nelle vicinanze di casa, ma bensì andremo molto, molto più lontano. Esploreremo luoghi distanti. Quindi adesso io mi metto un attimino qui a riposare vicino al mio letto e ci vediamo alla prossima avventura. Adesso il nostro eroe si riposa, ma le sue avventure non sono finite. Ancora c'è molto che lo attende. Questo mondo contiene molti segreti, ma molto presto verranno rivelati.